Con questa operazione abbiamo cercato di dare un'ulteriore risposta alla domanda che sempre ci facciamo, c'è la mafia a Roma. A parte il fatto che tutti siamo convinti, perché è evidente che ci sono ingenti investimenti mafiosi. La risposta a questa domanda che si va sempre più affermando sulla base delle indagini che andiamo facendo è che a Roma non c'è un'unica organizzazione mafiosa capace di controllare tutta o quasi la città. Si individua un'altra associazione che noi abbiamo definito Mafia Capitale e che presenta caratteri di originarietà e di originalità. Di solito quando parliamo di mafia abbiamo sempre il modello in testa e in mente, il modello di Cosa Nostra siciliana, su cui peraltro è stato strutturato originariamente l'articolo 416 bis, o quello più o meno equivalente dell'andrangheta e dei clan camorristici. Cioè pensiamo sempre a gruppi numerosi, centinaia, migliaia di associati, controllo quasi militare del territorio, uso continuo e manifesto della violenza, prevalenza degli affari illeciti su quelli leciti. In realtà questa rappresentazione ormai va cambiata anche per le mafie tradizionali che si sono evolute, per cui questa rappresentazione probabilmente non è più attuale neanche per quelle. Questo è appunto quello che avviene con l'organizzazione che fa capo a Massimo Carminati, che sfrutta ovviamente il prestigio criminale che gli deriva dal suo passato, nella banda della Magliana e nelle versioni di destra, e la convinzione generale, peraltro più che giustificata, della sua capacità di ricorrere ancora oggi, nel 2014, alla violenza per creare assoggettamento, intimidazione e omertà per raggiungere i suoi fini, leciti e illeciti. In una parola, questa organizzazione usa il metodo mafioso. La politica è una cosa, gli affari sono affari. Va detto che ben diverso è, per quello che risulta dalle indagini, il rapporto dell'associazione mafiosa con i due schieramenti che si sono succeduti alla guida del Campidoglio negli ultimi anni, che sono poi quelli coperti dalle indagini, naturalmente, diciamo che sono cominciate più o meno con il mio arrivo a Roma. Come risulta dall'elenco degli arrestati, alcuni degli uomini più vicini all'ex sindaco Alemanno sono, secondo noi e secondo il giudice, componenti a pieno titolo dell'organizzazione, oltre che protagonisti di gravi episodi di corruzione. Con la nuova consiliatura il rapporto invece è cambiato, anche se Buzzi e Carminati prima delle elezioni dicevano di essere tranquilli, chiunque avesse vinto, perché avevano amici, cioè persone a disposizione in entrambi gli schieramenti. Alla fine abbiamo scelto il nome Mondo di Mezzo perché secondo me è quella che esprime veramente l'essenza dell'associazione. Scusate, Luca Laviola dell'Ansa, ci spiegate meglio qual era il ruolo di Alemanno in questa organizzazione? È stato detto che è inutile che insistete. Cosa ci guadagnava? È inutile che insistete. La posizione dell'ex sindaco Alemanno è quella che abbiamo detto di indagato del reato di cui articolo 416 bis. Non intendiamo in questa sede fare alcuna specificazione ulteriore sulla posizione degli indagati. Comunque l'incontro era Buzzi cercava da diversi giorni di incontrare Lucarelli, capo della segreteria Alemanno, per sbloccare un finanziamento. Non era riuscito neanche a farsi ricevere, questo è il senso, dopo la telefonata di Carminati e Lucarelli che si precipita giù a incontrarlo in fondo alla scalinata, lui che non aveva voluto neanche riceverlo, e il commento di Buzzi, naturalmente dice tutto a posto, ho parlato con Massimo, tutto a posto, puoi andare via tranquillo, e il commento di Buzzi è quello che ho riferito prima, ci hanno paura di lui, ci hanno paura, che cazzo devono fare qua?